La macchina perfetta vuole scalare il tetto d'Italia. C'è un confine da superare per la lancia meccanica di Baroni, tra guardare la storia o tingerla d'orange. È sabato 27 giugno, è il giorno dello scudetto allievi dilettanti, è il momento di Alzano Cene Football Club. Allora per l'Alzano Cene, verso Pezzotta, poco fuori dall'area di rigore, a zona di destra, prova il cross, il colpo di testa da parte di Masinari, fa buona guardia, nota, ha deviata, ha fortunato allora Rizzola che ritrova di nuovo la sfera, prova ad andare lui stesso uno contro uno, si alza allora Masinari, prova a mettere questo pallone al centro verso Rizzola, si chiude, prova la conclusione, ottima la parata da parte di Nota che annulla praticamente l'1-0 già fatto dell'Alzano Cene. Quartista per poter alzare la testa e ragionare, quella è una zona del campo dove non bisogna concedere niente, occhio perché anche qua lo si sta ripetendo. Per lo stesso Rizzola il pallone è costretto allora a fare buona guardia, scorta ancora il rischio con Masinari, difesa del football che lascia quanto a desiderare. Attenzione perché Achilli lascia il pallone indietro, però la conclusione deviata. Pezzotta trova il pallone, è costretto Meledandri ad andare su di lui, lo stesso Pezzotta riesce però a deluderlo, ancora Pezzotta prova ad entrare all'interno dell'area di rigore, fa buona guardia, lo stesso Nota. Occhio al calcio di punizione, va al centro dell'area di rigore, costretto Alzano Cene a mettere via piuttosto in affanno, allora è Bernardi a continuare l'azione per il Football Club sulla zona di destra, palla al centro dell'area di rigore, esce giù, arriva il tiro di numero 11, Pallomeni, palla sopra la traversa, calcio d'angolo, che occasione d'oro per il football, ancora Meledandri mette il pallone al centro, è costretto in questa volta Ferrari a mettere il pallone in calcio d'angolo, Meledandri con il destro, avanza di qualche metro, lascia la sfera, lo stesso Ghidi, prova la conclusione, la parata da parte di Carminati. Mentre il lancio da parte di Nota può mettere in difficoltà Pezzotta, prova la conclusione, Nota si rifà. È proprio così, ancora lascia il pallone per Meli, palla al centro della rigore, rimane lì verso Cunzo, ancora per Impallomeni, di punta. Il pallone finisce sul fondo, occhio perché adesso c'è Masinari, tenta la conclusione, il gol da parte dell'Alzano Cene in vantaggio al 25esimo della ripresa, manda il pallone ancora in verticale verso lo stesso Masinari, Nota di testa, esce forse rischiando più del dovuto, occhio perché qui ancora l'Alzano Cene con il pallone per Trovesi, prova la conclusione, palla sul fondo, guadagna la sfera ancora l'Alzano Cene, occhio a questa azione, palla in verticale dove c'è Pezzotta, prova a toccare, la tiene lì Nota, lascia andare però forse in fallo laterale, anzi no, tiene il pallone in campo lo stesso Cunzo, prova a metterlo allora in verticale, il pallone resta lì verso il numero 6, la tiene lì e non trova l'1-1 per pochi passi Rossi. Allora vedremo, il calcio di punizione sarà il sinistro di Sconciaforni a batterlo, palla all'interno dell'area di rigore, c'è cioè Siciliano, il pallone resta lì, il numero 2 la tiene, ancora la conclusione da parte di Impallomeni, incredibile, due sono le occasioni adesso fallite incredibilmente dal Football Club. Assolutamente, se nel primo tempo, occhio però all'errore da parte di Scorta che lascia Rizzola, tenta all'interno dell'area di rigore, supera adesso Nota, mette il pallone al centro, la traversa! Colpita dal numero 14 Capitanio, che match che finisce qui. L'Alzano Cene è campione d'Italia per la categoria allievi dilettanti 2014-2015. Che peccato per un football club a cui comunque vanno fatti tutti i nostri complimenti davvero per il percorso fatto fin qui.